Ehi ragazzi, abbiamo un problema. Sofì non mi risponde al telefono e non ho idea di dove cavolo si trovi. Come sapete ci troviamo in un'isola deserta e al momento sono nella nostra casa sull'albero. Ho provato a chiamarla ma non risponde. Ed è molto strano perché lei di solito risponde sempre. Guardate che succede se la chiamo. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Avete capito? Non è raggiungibile, vuol dire che il suo telefono non prende, vuol dire che si sarà cacciata nei guai o chissà dove cavolo è. È la solita carciofina. Qui a casa non c'è, l'ho cercata per tutta la stanza, ho urlato il suo nome, Sofì! Ma niente, nada de nada. Così volevo andarla a cercare insieme a voi. Intanto usciamo fuori e controlliamo se è nella zona piscina. Vedete, qui non c'è nessuno, né in piscina e né a prendere il sole. E questo è molto strano perché lei non si allontana mai dalla stanza. E soprattutto se si allontana me lo dice. Mi sa che ci tocca andarla a cercare, farci un giro dell'isola e vedere se la troviamo. Questo è il ponticello che collega la strada. Dobbiamo tenere gli occhi aperti e controllare che non ci siano indizi da qualche parte. Essendo che ci troviamo in una giungla, potrebbe essere ovunque. Magari qui è caduta tra le rocce o si è arrampicata da lì da qualche parte. Anche se non è nello stile di Sofì fare certe cose pazze, eh? Quelle le potrei fare io. Dobbiamo controllare. Perché c'è una specie di passaggio sotterraneo. Ma che cavolo è una grotta? No vabbè, c'è una grotta. E se Sofì fosse caduta lì dentro? Non voglio neanche pensarci, soprattutto perché non vorrei entrare lì dentro a cercarla. Proviamo a chiamarla. Sofì? Sofì? Mi sa che non è qui. In ogni caso torneremo a guardare più tardi. Forse so dove potrebbe essere. Conoscendola magari è in spiaggia, è andata al mare. Si è allontanata prima dalla stanza per andare a fare il bagno quando magari ancora non c'è nessuno in spiaggia. Certo non è da lei perché mi avrebbe avvertito, ma soprattutto sarebbe andata in spiaggia con me, perché ci sarebbe dovuto andare sola. Però controlliamo. Per fortuna la spiaggia è proprio a due passi. Infatti qui dietro questo cespuglio c'è proprio la spiaggia. Vedo il mare. Vedo il mare. Non lo so. Di qua ci sono delle persone. Nessuna Sofì in vista. E qui le sdraio sono tutte vuote. Cavolo. Tra l'altro non so se avete notato, ma il mare è agitatissimo. È super pericoloso oggi fare il bagno. Inizio a sperare veramente che non sia andata in acqua. Ci sono le onde. E ci sono anche le alghe. Inizio a preoccuparmi sempre di più. Da questo lato della spiaggia ci sono molte più persone. Proviamo a controllare che non ci sia Sofì tra di loro. Controlliamo che non sia in acqua. Perché mi deve far sempre preoccupare? Ok. No, neanche qui. Stavo controllando fra i lettini, ma non c'è. Qua c'è il campo di pallavolo, ma non gioca nessuno. Proviamo a controllare al bar. Magari è andata a mangiare qualcosa, aveva fame. E quindi le è venuto certo languorino ed è andata a mangiare qualcosa. Starà mangiando patatine fritte accanto alla piscina. Qua i tavolini sono tutti vuoti, quelli del bar. No. Mi sa che neanche qui c'è Sofì. Ah, in piscina, aspetta! Vedo qualcuno! Ok ragazzi, forse l'ho trovata! Eccola finalmente! È lei, è qua, è in acqua! Ma è andata sott'acqua! Ma è andata sott'acqua, si sta nascondendo! Ecco, è appena uscita! Sofì? 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 Perché non si gira? E poi con chi è? Non sto capendo. Avviciniamoci e chiamiamola! Oh, mi ha veramente fatto preoccupare questa volta. Ehi, ma aspettate un attimo. Ma quella non è Sofì. Non è lei. E quindi non si trova in piscina. Oh no, credevo di averla trovata. Ok, mi sa che ci toccherà fare un altro giro dell'isola. Mi sa che ho trovato un mezzo che ci potrà aiutare per fare un giro più veloce dell'isola. Ta-da! È stranissimo andare in giro per l'isola con queste specie di macchinine, perché sono delle mini macchinine, guardate qui, con cui puoi girare e andare ovunque. Magari Sofì ha preso una di queste ma si è tipo persa, anche perché lei, come sapete, quando vede queste macchinine non resiste a rubarle e scappare in giro. Non lo so, io qui intanto sono solo e non vedo nessuna Sofì in vista. Quella lì dietro è la nostra casetta. Stiamo ritornando verso casa, magari è da quelle parti. Solo che come vedete siamo in mezzo a una giungla. La vegetazione è così alta che non si vede nulla. Cioè potrebbe essere ovunque, vi rendete conto? Eccoci arrivati. Qui la nostra casettina sull'albero. Magari adesso arriviamo e la troviamo in piscina. Ehi, aspettate! Una videochiamata! È Sofì che mi sta chiamando! Rispondiamo. Ehi Sofì, pronto? Mi senti? Qui non prende molto bene. Ma dove sei?
Stavo facendo una passeggiata e mi sono persa. Ti sei persa nella giungla? Sì, guarda, dietro di me c'è il verde, davanti a me c'è il verde, di lato il verde, sinistra il verde. Dove devo andare? Ma non ti troverò mai, come faccio a cercarti? Ma mi stai cercando? Sì che ti sto cercando, è tutta la mattina che vado in giro per l'isola. Ma dimmi, almeno mi sai dire dov'è più o meno rispetto a casa nostra? Avanti. Che vuol dire avanti? Almeno dammi un'indicazione. Ma ti sei fatta male? È tutto ok? Sì, praticamente mi sono graffiata il ginocchio. Ok, allora stai calma e devi cercare di concentrarti e farmi capire dove più o meno ti puoi trovare. Allora, sono avanti più o meno 100 passi da casa nostra. Ok, 100 passi? 100, e poi devi andare di 10 sulla destra e di 15 sulla sinistra. E pronto? Pronto, mi senti? Pronto, Sofì? Mi senti? No, che cavolo ragazzi, è caduta la linea. Ok, contiamo, 100 passi. Già ne avrò fatti circa una decina. Quindi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Da qui ha detto 10 passi a destra. Mi sa di lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sofì deve essere di qua. Sofì! Sofì! Voi vedete qualcuno? Io non vedo niente, sinceramente ho anche paura di entrare lì dentro. Essendo una vera giungla, potrebbero esserci animali pericolosi o insetti velenosi. Già mi sento tutti gli insetti addosso. Quindi, no, no, mi terrei alla larga da qui. Prova a richiamarla, vediamo se mi risponde. Dai, dai, rispondi, rispondi. E dove sei? Sono qui dove mi hai indicato, ma non ti trovo. Ma cos'è questo rumore di acqua in sottofondo? Sono caduta in acqua, lui. Sei caduta in acqua? Ma nel fiume? Non so come farlo. Non lo so. No, che cavolo. Io stavo camminando e a un certo punto, boom, sono caduta. Non ce l'ho accorta di niente. No, 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 no. Non è possibile che ti sto sentendo il telefono. Ok, ok, allora calma, calma. No, non ti vedo, non ti vedo, ti stavo cercando, ma non ti vedo. Prova a rifarti la videochiamata. No, è caduta di nuovo la linea. Qui non c'è altra soluzione. Devo correre in camera e chiamare i soccorsi. Non so che altro fare. Magari arriveranno con l'elicottero o qualcosa del genere per provare a salvarla. Devo spiegare che è caduta nel fiume. E il fiume dovrebbe essere proprio questo qui, dove avevo paura che cadesse. Dalla galleria che avete visto sottoterra si finisce probabilmente in acqua. Sono in stanza, è il mio momento. Devo chiamare la polizia. Loro sicuramente sapranno che fare. Penso che non sia la prima volta che qualcuno si perde nella giungla. Qual è il numero? Che cavolo è che bussa? Vabbè, dopo risponderò. Qualcuno sa... Ragazzi, questi suoni provengono dall'armadio? Che cavolo è? Sorpresa! Sorpresa? Allora, guarda il lato positivo, non devi chiamare la polizia! Sammy! Sei stata all'ascolto tutto questo tempo? In realtà poi sono anche uscita a un certo punto per farti credere... Cosa? Per farti credere che ero in una giungla, però poi sono rientrata. Sofì, mi hai fatto uno scherzo cattivissimo! Cioè io pensavo veramente che ti fossi persa nella giungla! Non so lui, ma mi annoiavo. E sei venuta a noi e mi fai gli scherzi? Ho esagerato? Hai esagerato tantissimo, mio... Ma questa era la vendetta di uno scherzo che mi hai fatto tu! Quindi, vendetta! Ma di quale scherzo? Non me lo ricordo in questo momento, ma sicuramente ci sarà uno scherzo che meritava una vendetta del genere. Mi hai fatto spaventare, mi hai fatto preoccupare, mi hai fatto quasi chiamare la polizia. E infatti appena sto dicendo la parola polizia sono uscita, altrimenti potevo rimanere lì nell'armadio per ancora un po' di tempo. Questa giuro che me la pagherai. Ok. Beh ragazzi, allora il mistero di Sofì Carciofina si è risolto bene. Almeno l'abbiamo trovata ed è sana e salva. Noi vediamo l'ora di divertirci insieme a voi. Quindi se ancora non l'avete fatto, prendete i biglietti per il nostro concerto, perché sarà tra pochissimo. Ci potremo vedere dal vivo, cantare e ballare insieme. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ma ciao, ciao!